comunque c'è sempre un punto di vista diverso, secondo me, inevitabile. Vai, ho già scacciato. Niente, siamo con Carlo del Comitato di Novi Ligure e volevo chiederti quali pezzi della giornata hai vissuto, cioè quanti blocchi di esplorazione hai partecipato e se eri anche tu a Moriassi, anche tu hai subito sì, praticamente su tutti i punti, siamo stati presenti su tutti i punti, a partire dal mattino presto a Serravalle, poi all'interno del bosco, nella zona di Moriassi e poi alla fine siamo andati anche a Pozzolo Formigaro. Quello che ha fatto impressione a tutti è stata la presenza in un modo enorme di queste cosiddette forze dell'ordine, ma facevano impressione perché erano armate di tutto punto e qualcuno si aspettava dall'altra parte che ci fosse un esercito uguale che giustificasse la spesa enorme che i cittadini sostengono per finanziare tutti questi corpi con divise, giubbotti antiproiettile, pistole, manganelli, maschere antigas. Si pensava che fosse nata una guerra e invece dall'altra parte c'era la popolazione che non è d'accordo sulla TAV, perché è una popolazione che si è informata, è una popolazione che si è documentata, che si è formata un'informazione vera sua su internet, su tutti i mezzi di informazione che trovi anche a livello popolare. Una popolazione che non vuole questa TAV e te lo spiega anche il perché. Ci sono in mezzo a noi ingegneri, economisti, quindi una popolazione che giustificatamente era contraria a queste cose. E dall'altra parte cosa c'è? Dall'altra parte c'è qualcuno molto in alto che non giustifica queste cose ma ha l'ordine di fare la TAV. E cosa manda per giustificare le sue idee? Manda questo dispiegamento spaventoso di forze dell'ordine. È una cosa che fa impressione che i cittadini debbano spendere delle cifre notevoli per avere delle forze dell'ordine che servono a questo scopo. Un esercito del genere, io sono orgoglioso di averlo per fronteggiare un altro esercito nemico alla pari, ma non posso giustificare che le forze dell'ordine vengano impiegate di fronte a una popolazione inerme che lì ferma e cerca di esprimere la propria idea, la propria ideologia. Cioè, è inspiegabile, non so come si possa giustificare un'azione del genere. Probabilmente non c'è giustificazione, sono ordini che arrivano molto dall'alto. Poi pensando che dietro la TAV, come dicono gli stessi magistrati, ha detto anche Gratteri, l'ha detto anche Michele Di Lecce, sentendo che gli stessi magistrati dicono che ci può essere, e sappiamo che c'è, la mafia, capisco benissimo perché succedono queste cose. Va bene, grazie Carlo. Prego.